Sala Torino, la sede dell'ATP Finals, uno dei massimi appuntamenti tennistici del circuito, al pari dei tornei dello Slam, è riservato agli 8 migliori giocatori e alle 8 migliori coppie di doppio dell'anno. Il capoluogo piemontese ospiterà l'evento dal 2021 al 2025, lo ha annunciato l'Associazione dei Giocatori Professionisti ATP. Soddisfazione per il sindaco Chiara Appendino, che confessa la passione per uno sport che ha persino influito sulla sua vita sentimentale. Beh, essere tennista è un parolone, diciamo che mi piace il tennis e giocavo a tennis, ho conosciuto mio marito giocando a tennis, quindi il tennis mi ha segnato, però insomma questo è un evento importante sicuramente per gli appassionati del tennis, ma anche per il sistema economico della nostra città, quindi sono doppiamente felice, felice da sindaca e felice anche da ex tennista perché me la godo da entrambi i punti di vista. E noi abbiamo basato il nostro dossier di candidatura sul fatto che Torino abbraccia ATP e ATP abbraccia Torino, quindi una sinergia molto forte dove per Torino gli ATP sono l'evento più significativo su cui vogliamo costruire un percorso di sviluppo insieme, quindi i tre pilastri che citavo. Ovviamente Torino protagonista come città, l'innovazione, quindi sperimenteremo nuove tecnologie per permettere anche all'evento di essere vissuto in modo nuovo, in modo molto ampio, e l'ambiente, quindi lavoreremo su una certificazione per la sostenibilità ambientale, quindi un evento che è grande perché parliamo di 250.000 visitatori con un indotto su 5 anni stimato di 500 milioni, ma che deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale. La città protagonista, quindi il tenere insieme quelle che sono le politiche della nostra città che stiamo portando avanti insieme a un grande evento che porta ovviamente risorse economiche sul territorio. Quindi cresce ATP, cresce Torino e viceversa.